Ci sono muri, ci sono concezioni, ci sono fissazioni, ci sono fisse che ti limitano per far vivere la vita col gas aperto al 100%. Io in questa casa ancora non ho fatto una cosa, e non siate maliziosi per cortesia. Questo muro va abbattuto, questa fobia va passata, questa casa andava sverginata. Signore e signori, sono lieto di annunciarvi, oggi si frigge. Vediamo come reagisce sta casa, se puzzerà di fritto per 3 settimane. Apro finestra, apro la porta, faccio puzzare tutto il condominio. Però sti cazzi, io voglio rifriggere, frigo. Regà, buongiorno. Benvenuti nella mia cucina. Signori miei, tempo fa a casa avevo fatto una ricetta. Erano semplicemente dei pacchi rifritti ripieni di mortadelle e pistacchi. Una ricetta che voi l'avete rifatta e l'ho caricata su Instagram. Ti lascio il link qui sotto, magari vai a spulciare, ti guardi un po'. Sono attivissimo, li carico tutti i giorni, ricette sempre nuove ogni giorno. Le mie cazzate, i miei allenamenti, un po' tutto. Fida, tutti fidi di me. Sotto c'è un link, tu clicchi, vai, ti diverti. Faremo dei paccheri ripieni, sì, di ricotta e mortadella e pistacchio. Ma gli metteremo un'aggiunta, aggiunta che vi farò vedere adesso nella lista degli ingredienti. Cominciamo. Allora, signori miei, oggi ci serviranno dei paccheri, del burro di pistacchio o del pesto di pistacchio. Io utilizzo questo di Bulk. Sotto qui, vicino al link del mio profilo Instagram, che devi cliccare per vedere, sotto a quel link lì ti lascio il link di Bulk con gli sconti più aggiornati di sempre, le ultime scorte disponibili. Tu clicchi su, clicchi giù, prendi il burro, fai i paccheri, mi pensi e mi vuoi bene. Fidati di me. Pane grattugiato. All'S Lunga mi sono scordato, ho comprato questa alla Coop, ma onestamente non mi fa impazzire perché è molto grossolano. Me lo faccio andare bene. E la ricotta, le uova che utilizzeremo per panare le paccheri, dell'olio. Io ne ho presi 2 litri d'olio, olio di arachidi, si sta già scaldando. Adesso vi spiego perché l'olio di arachidi. E la farina per passare i paccheri una volta ripieni. Io avevo solo dell'integrale in casa, utilizzo dell'integrale. Della scamorza affumicata, questo è l'ingrediente segreto. L'ingrediente che andremo a ridurre in polvere, andremo a mettere dentro degli sfilacci. E la nostra mortadella, 150 grammi. Non vi ho dato dosi, perché? Perché adesso vi faccio vedere. Io andrò a utilizzare 250 grammi di ricotta. Forse non la faccio tutta perché sennò mi sfondo di fritto e non va bene. Andrò a fare tipo metà, 200 grammi, 150 grammi di ricotta, e vediamo quanto ne vengono. Secondo me dovrebbero venire almeno una decina di paccheri. Quindi, effettivamente, caliamo 10 paccheri, 150 grammi. Questo è tutto a occhio, poi vediamo alla fine. 150 grammi di ricotta, il ripieno che gli andiamo a mettere, 150 grammi di mortadella e quella non tutta, 100 grammi di scamorza, 10-15 paccheri, il burro di pistacchio andiamo a occhio e l'olio. L'olio, perché l'olio di arachidi e non quello di semi o non quello di oliva? Uno, perché quello di oliva sì, ha un punto di fumo altissimo, il più alto di tutti, però uno, è una frittura molto importante, cioè si sente, è una roba persistente secondo me che va a cambiare il sapore finale del fritto. L'olio di girasole no. Allora, perché l'olio di girasole no? Perché l'olio di girasole ha un punto di fumo relativamente basso, 130-135, e noi dovremmo friggere almeno a 160-180, scarsi 170. Voi capite che il punto di fumo dell'olio di girasole è più basso, rischiamo di creare la acreolina, che è un qualcosa di dannoso, un qualcosa di tossico per noi, e non va bene. Quindi andiamo a utilizzare l'olio d'arachidi. L'olio d'arachidi, rega, quando andate a friggere, una chicca che mi aveva detto mia mamma, ma ho imparato anche qui, uno è quello di far scaldare l'olio piano piano piano, non diamogli abusso. Tu dici perché? Fai conto il tegame, l'olio su è qui, l'olio giù è qui. Se noi gli diamo abusso la fiamma alta, voi capite che quello sotto si scalda, si brucia. Questo su è su, prima che il calore venga trasmesso da sotto a sopra passa tempo, quindi rischiamo di bruciare questo. Lo facciamo scaldare piano piano, con calma, il tempo che ci vuole. Io l'ho messo a scaldare 20 minuti fa, effettivamente sta scaldando. E lo dobbiamo rimestare. Rimestando si creano dei moti convettivi che il calore si va a distribuire in modo uniforme e si scalda. Lo scaldate piano, lo dovete mescolare in sostanza. L'acqua qui l'ho già messa a scaldare e l'olio dovete friggere in abbondante olio, guardate. Come vedete questo è quasi 2 litri d'olio, è 1,5 litri e là il tegame è pieno. Perché è pieno? Non perché voglia sprecare l'olio, ma perché se noi andiamo a friggere in poco olio, uno, il fritto si impregna di olio quando cuociamo in poco olio e quando cuociamo in tanto olio no. Uno, perché andando a mettere i nostri paccheri ripieni, voi capite che mettendone uno alla volta la temperatura dell'olio non si abbassa, rimane sempre costante, rimane sempre alta e frigge bene. Ne mettiamo poco per volta, saliamo l'acqua, caliamo la pasta, facciamo la farcia e cominciamo. Ciao. Boys, mi sono scordato il parmigiano nel ripieno e una presa di parmigiano. Allora, cominciamo. Mettiamo nel nostro tritatutto la nostra ricotta. La ricotta è meglio che sia una ricotta asciutta, non andrà a renderci troppo umido il nostro ripieno. Io ho preso questa qua, la vendevo anche a lavoro ed è buona. Gliela andiamo a mettere circa 150 grammi. L'acqua bolle, saliamo, mettiamo un cucchiaino d'olio perché così non ci si attacca sul fondo e i paccheri non si attaccano l'uno con l'altro.
Una cosa che dobbiamo ricordarci qual è? È quella di mescolarli subito e mescolarli di continuo, perché se i paccheri si appoggiano sul fondo, non vorrei dire una cavolata, l'amido gelifica, gelificandosi si attacca sul fondo del tegame e quando andiamo a prenderli si rompono, rompendosi voi capite che non stanno più insieme. Questa qua la facciamo andare e la facciamo sobbollire. Non deve essere a pieno pieno bollore, perché sennò per lo stesso discorso rischia che ci si rompano. Ok, continuiamo con il ripieno. Mettiamo la mortadella di Bologna. Ricordiamoci di mescolare i paccheri. Il parmigiano. Parmigiano io vado a occhio, tipo 3 cucchiai, anche perché questo sa relativamente di poco. Il burro di pistacchio. Io faccio circa un paio di cucchiai, perché voglio che si veda, che voglio che si senta soprattutto, così. La scamorza. Lì sta cuocendo, qui sta cuocendo, abbiamo messo il burro, abbiamo messo quello lì. La scamorza. L'idea della scamorza è quello che quando noi andremo a morderlo, fila. Filerà e sarà tutto food porn. Axe, altre due, e facciamo circa 100 grammi. Tanto faccio una foto e la carico su Instagram. Una grattata di pepe e un goccio di latte, perché sennò non si scioglie mai. Il latte gliene mettiamo poco alla volta e vediamo la consistenza. Mescoliamo la pasta. Ho tutta sta premura nella pasta, perché due volte ho fatto sta pasta, due volte mi si è attaccata. E andiamo a frullare. Il sale non glielo mettiamo, perché c'è già la mortadella, c'è il parmigiano, c'è la scamorza. Via! Un goccio di latte, quando si blocca un goccino di latte, poco poco. È venuto! Adesso mescoliamo la pasta. Al ripieno gli ho aggiunto anche un pizzico di sale, l'ho assaggiato, ci vuole un pizzico di sale, poco poco. Andiamo la nostra sacca da pasticcere. Ma perché la temperatura di cottura non lo scrivono in grande sempre? Come la data di scadenza? Data di scadenza, vedi dietro. Scrivimelo. No, raga, non c'è. Sarà almeno 13-14 minuti. 18 minuti. Facciamo che mettiamo in ordine. Come prima cosa mettiamo il nostro ripieno in una sacca in frigo. Così si asciuga, tira bene e non ci fa scherzi dopo. E vedete? Non so se si vede. È fine, ma non è finissimo. Non volevo una crema. Volevo una tipo una purea, perché così si sente, anche perché così la scamorza fila, in teoria. La mortadella si sente, il pistacchio si sente. Macinate tutti insieme, mi deve venire un composto uniforme, possibilmente verde. Ripieno messo. Facendo così, con un raschietto, con la schiena di un coltello, voi portate tutto in fondo e qui è pulito. Oh. E via in frigo. Ci prepariamo la nostra linea, ovvero un piatto con la farina, un piatto con le uova sbattute e un piatto con il pane grattugiato. Rompiamo le nostre uova. Sale e pepe e le sbattiamo. Uova sbattute, diamo di qua la farina, di qua il pane. Ci teniamo pronti. Appena la pasta è cotta, dobbiamo tenere la cottura della pasta un minuto più indietro, perché comunque dobbiamo andargli a bloccare la cottura passandola sotto l'acqua fredda e fermandola lì, e poi dobbiamo finirla di cuocere nell'olio. Quindi se noi andiamo a stracuocere la pasta adesso, una volta che la friggiamo, ciao che tamago. Quindi la teniamo tipo a 16 minuti, deve essere al dente, e poi la finiamo. Misuriamo la temperatura dell'olio. Per chi non avesse un termometro, ricordatevi di mescolarlo, man mano, mescolate l'olio. Questo è a 160, 161. Un consiglio che ho visto su internet, che vi dico la verità, l'ho provato e non è andato male, mi sono trovato bene, qual è? Quando friggete, quando prima di friggere, valutate la temperatura dell'olio. Se fuma, sei a 200 e passa ed è altissima. Quando volete vedere com'è, prendete una briciolina di pane, una briciolina di ripieno e fate la prova. Se la briciolina entra nell'olio e va sul fondo, sta sul fondo e viene su, sei sui 120, dai 120 ai 140 indicativamente. Prendete con le pinze sti valori, però come principio vale. Se tu metti la briciola scende, torna su e comincia a friggere, sei sui 180. Se tu metti la briciola e la briciola non fa neanche a tempo a scendere e rimane su in superficie e frigge subito, sei attaccata ai 200. Questo vuol dire che se tu vai a mettere il nostro pacchero fuori, lo strafrigge, lo brucia, dentro non è cotto. Quindi togliamo dal fuoco, facciamo abbassare la temperatura delle due, come detto all'inizio, lo scaldiamo come si deve precedentemente e poi friggiamo. Un altro consiglio che ho imparato a scuola, che più che un consiglio è una chicca: quando noi friggiamo, solitamente io per primo lo facevo, che cosa faceva? Prendeva lo scottex o la carta paglia o quello che volete per appoggiare il nostro fritto. Però il principio qual è? Se tu hai del fritto e il fritto è unto, se tu appoggi il fritto unto su un foglio di carta, tu capisci che la carta non è che
fa passare l'unto, rimane lì, quindi si unge e il fritto ti rimane unto. Quindi griglia del microonde o una griglia, quello che avete, mettete la griglia, appoggiate il vostro fritto sulla griglia, l'unto scola, la carta l'assorbe e il fritto si asciuga. Così facendo il fritto non assorbe l'unto della carta e noi avremo un fritto perfetto. Perché ci pensate, noi scoliamo il fritto, lo lasciamo lì, l'acqua, se la carta si impregna di unto, il fritto e il pacchero rimane, holy shit, il pacchero rimane sull'unto, il pacchero assorbe l'unto e noi abbiamo fatto il resto di niente in sostanza. Secondo me qui cominciamo a esserci. Il pacchero è cotto, è al dente, lo scoliamo. Acqua fredda che gli blocchiamo la temperatura, un filo d'olio e facciamo sto lavoro. Paccheri cotti e scolati, due gocce d'olio, neanche, giusto per non farmeli attaccare lì. Cotti, scolati e passati sotto l'acqua fredda. Gli abbiamo bloccato la cottura così siamo sicuri che sono fermi lì. Prossimo step, pacchero ripieno, sacca poche dentro, andiamo a riempire e riempendo, spingi, man mano che ripieno viene su, tu vieni su. Così, così è bello pieno da una parte e dall'altra. Adesso farina, la farina serve solo per far sì che l'uovo si attacchi, serve da aggrappante. Passiamo delicatamente, poi togliamo quella in eccesso e la passiamo nell'uovo. Ne passiamo nell'uovo e facciamo solo una passata perché non voglio che sa, cioè voglio che sia panato ma non sappia solo di panatura. E a questo punto pane, goccioliamo quello in eccesso, pane. Vi tenete due forchette, tre forchette, una per la farina, una per l'uovo e una per il pane, così non andate a sporcare eccessivamente con l'ingrediente precedente la panatura, il pane o l'uovo. E tutte e tre sono perfettamente pulite. Una volta che l'abbiamo fatto, impaniamo e riponiamo su un piatto. Dopo 10 minuti di farina, uovo, pane, abbiamo ottenuto l'oro. Alla fine sono venuti 12, giusto? 9, 11. Sono venuti 11 paccheri. Abbiamo finito il ripieno, abbiamo finito la pasta. Adesso friggiamo, ci sta, cioè, onesto. Ci è giunti dove volevamo aggiungere. Intanto controlliamo la temperatura dell'olio. La temperatura è perfetta. 170 gradi. Apriamo le finestre e cominciamo a friggere. Io non ho un ragno, ho due forchette, utilizzeremo quelle. Olè. Li lasciamo finché non sono dorati. E li andiamo a scolare la nostra griglia del microonde, così loro si asciugano, scolano sotto l'olio in eccesso e saranno croccantissimi. La casa è invasa da un profumo di mortadella e olio pazzesco, però è bellissimo. Adesso impiattiamo e pranziamo. Io volevo far vedere la prova del 9. Guardate che la carta sotto, se si vede, è tappezzata di goccine di olio, che è l'olio fritto in eccesso che loro hanno buttato via e lei ha assorbito, e loro sono rimasti più asciutti. Casa si è invasa, fottantarima, da fritto e mortadella, ma è poetico sta cosa. È come una persona, tu vedi un pacchero fritto, che è una persona burbera, apparentemente dura con se stessa e con gli altri, che però se tu lo tratti come merita, vedrai che il suo cuore è tanto più grande, tanto più buono di quello che immagini. Qua probabilmente faccio partire una ola di sottofondo, un applauso, no, dai, è profondo. Allora ci ho messo, sono le 3:20, ci ho messo un'ora a farli, ma perché dovevo riprendere, però è stata l'ora meglio spesa della mia vita. Sono velocissime, a parte la cottura, metti a scaldare l'olio, cuoci la pasta, rimpani, li friggi, li hai fatti. Rifateli, vi invito a rifarli, cambiando magari anche il ripieno, al posto della mortadella gli potete mettere il salame, potete non mettere la mortadella, potete
potete farli vegani, perché si possono fare anche vegani. Chiudiamo qua il video che sarà diventato troppo lungo, io devo pulire tutto, devo studiare, devo fare un botto di roba, non ce la faccio. Chiudiamo quel video, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato, vi invito nuovamente, aspettate, c'è quella nota di scamorza affumicata che bam, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare e niente, ci vediamo nel prossimo video, bella ragazzi.